Eccomi qua, Giuseppe Nappa, siamo qui al Cinema Plaza questa mattina per la presentazione del film La scuola più bella del mondo di con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Rocco Papaleo e Miriam Leone, un film di Luca Miniero. Seguite tutte le interviste e mi raccomando, venite al cinema a guardare La scuola più bella del mondo. Ed eccoci qua, La scuola più bella del mondo, permettetemi di dire, con un grande attore italiano, il grande Christian De Sica. Guarda, io sono il preside di una scuola toscana e competitivo, però che crede nello studio, anche un po' rompicoglioni. Quando arriva questa scuola un po' sgarrupatella da Acerra, capitanata da un professore sgarrupato come Rocco Papaleo, io insegno a loro che la scuola è fondamentale perché si crea il futuro dell'Italia, il futuro di quei bambini, e quindi ricordo a Rocco Papaleo che questi bambini bisogna farli studiare, però loro insegnano a me che non bisogna essere né classisti né razzisti né competitivi come lo sono io, e quindi alla fine, come in uno shaker, queste due teorie di pensiero si uniscono e nasce un cocktail molto buono. Quindi è un film non soltanto divertente, ma anche un film che fa riflettere sull'importanza di una cosa così grande come può essere la scuola. Le emozioni che ti hanno trasmesso i bambini? Beh, io lo dicevo prima in conferenza, ho cominciato a 18 anni, adesso ne ho tanti, tanti, tanti di più, e un pochino ero stanco di questo mestiere. Dopo questo film l'entusiasmo, la vitalità, l'intelligenza, la gioia di fare questo mestiere di questi giovani, di questi ragazzini, mi ha dato una bella frustata di vitalità e credo che sono uscito migliore. Ragazzi, dell'occhio all'artista, mi raccomando, venite, se volete vi divertirvi, passare un'ora e 40 e uscire con l'animo allegro, venite a vedere il nostro film. Allora, La scuola più bella del mondo, veramente un bellissimo film con il grande attore Rocco Papaleo insieme a Christian De Sica per la regia di Luca Miniero. Un grande film. Com'è, Rocco, lavorare con i bambini? È stata un'esperienza importantissima, perché nel mestiere dell'attore si corre il rischio, no, di meccanizzare la recitazione, di appoggiarsi sulla tecnica, e invece questo contatto con degli attori in erba è stato come una specie di sgrossarsi dalla capacità accumulata e di tornare alla cosa centrale, che è la spontaneità, la verità e l'incanto e anche la voglia di farlo. Che cosa ti hanno trasmesso i bambini e quello che tu hai trasmesso a loro? Ma quello che ho trasmesso a loro bisogna chiederlo ai ragazzi. Cosa hanno trasmesso a me è una vitalità, una freschezza, e anche io sono padre, ho un figlio adolescente, quindi mi misuro tutti i giorni con la giovane età, quindi sinceramente è stato un po' un esercizio spirituale confrontarmi, stare insieme a loro, cercare di comprenderli e cercare di fare un percorso comune, che è quella della realizzazione del film. Rocco, allora ci inviti a guardare La scuola più bella del mondo al cinema, e se insieme ci puoi salutare con un tuo messaggio il pubblico di Occhio all'Artista, che ama questi film e ama ovviamente l'arte, la cultura, lo spettacolo. Beh, non posso che consigliare la visione di questo film, fa parte un po' del gioco ma anche un po' del mio pensiero rispetto a questa pellicola, che ripeto è un film che si propone di divertire ma anche di lasciare un'emozione, un piccolo così suggerimento sul ridare centralità alla scuola. Un saluto alla trasmissione Occhio all'Artista. La scuola più bella del mondo, siamo qui con il regista, il grande Luca Miniero.
come dicevo anche in privato, abbiamo fatto tutti i film di Luca Miniero o in parte dei film di Luca Miniero. La scuola più bella del mondo, questa scuola, i bambini, questo modo ovviamente di stare a scuola anche un po' nostro, non napoletano. Luca Miniero, quindi che cosa l'ha ispirata a fare questo film? Ah, volevo parlare un po' della scuola, magari di che ricordavo io, napoletano, quindi con un po' di ironia naturalmente, dove non conta tanto la scuola, magari un po' scarrubata, ma gli insegnanti, quelli sì, come il nostro preside Lell'Arena, davvero i migliori del mondo. Quindi anche Lell'Arena, quindi un cast veramente eccezionale, Cristian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, insomma veramente degli artisti di tutto rilievo. I bambini che emozione le hanno dato? Ah, sono bravissimi, sono stati bravissimi, quindi devo dire, vedere un po' tutta la realtà con l'incanto dei bambini, la Toscana, il loro arrivo in Toscana, anche nella vita vera, è stato per noi motivo di arricchimento ed è stato divertentissimo. E questo gemellaggio com'è stato? Molto molto affettuoso. La Toscana, come appunto si dice nel film, non è nord, è centro, e quindi in qualche modo ci ha accolti con il cuore. E devo dire che siamo stati per queste 9 settimane del film tutti quanti insieme in questa commedia, ci siamo stati benissimo. Un saluto a Occhio all'Artista e vi aspetto al cinema giovedì 13 novembre con La scuola più bella del mondo.